Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Tele Italia. C'è un piano dei generali sulla questione e sul problema dei migranti illegali, non dei migranti in generale che è sbagliato, migranti che cercano di entrare in maniera illegale sul territorio italiano. Schierare un muro di navi, attenzione, non è un blocco navale, è un'altra cosa. Il blocco navale non si può fare e adesso vi spiegherò il perché, ma si può fare un'altra cosa che è un muro di navi. Nel 1997 l'allora governo Prodi I ha istituito un blocco navale lungo il canale d'Otranto per impedire nuovi sbarchi provenienti dall'Albania. In molti oggi si scandalizzano. Blocco navale, fascistoni, mostri! 1997, governo di sinistra, Prodi I, blocco navale. Però c'è un però. Adesso lo vedremo. In quel momento si poteva fare, oggi non si può fare. Chi è che sta parlando? Il primo intervistato sulla verità è Fabio Mini. Si tratta dell'ex capo di Stato Maggiore del Comando NATO per il Sud Europa, il quale è stato sentito dai giornalisti Aldo Forbici assieme a Vincenzo Santo, ex capo di Stato Maggiore delle forze NATO in Afghanistan, e l'ammiraglio Ferdinando Sanfelice di Montefeltro, ex capo di Stato Maggiore della Marina Militare. Tutti e tre hanno concordato su un punto. Oggi il blocco navale non si può fare. Perché non si può fare? Dice il generale Fabio Mini. Se una nave italiana assaltasse una nave straniera, anche delle ONG, fuori dalle nostre acque territoriali, verremmo accusati di atti di pirateria e quindi finiremmo sotto processo internazionale. Lo stesso vale per un elicottero che atterrasse su una nave straniera. Quindi immaginate una nave ONG che non si ferma, che tira dritto verso Palermo, Pantelleria, e viene intercettata dal gruppo navale italiano, da qualunque nave dove a bordo magari gli incursori della Marina, scendono con dei motoscafi d'assalto e salgono sulla ONG per prenderne il controllo e cambiargli la rotta. Questo verrebbe sarebbe un atto di pirateria navale e quindi si va sotto un processo internazionale. Quindi sarebbe un'aggressione a navi battenti bandiera straniera. E allora il caspita di 1997 con Prodi al blocco navale, perché lui poté farlo? Beh, lui poté fare questo blocco navale perché si parlava di migranti che non arrivavano dal Nord Africa, ma arrivavano dall'Albania. Arrivando dall'Albania, il blocco navale era concordato con le autorità albanesi. Concordato con le autorità albanesi, quindi non si tratta di pirateria, perché sei d'accordo con il governo da cui partono queste imbarcazioni, quindi non diventa più una questione di pirateria. Mentre questo non si può riprodurre in Libia o in Tunisia, perché anche se c'è l'accordo del governo libico o del governo tunisino, chi fa la spola per venire in Italia sono queste cavolo di ONG che fanno, come diceva Di Maio, una sorta di taxi del mare. Vanno nella stragrande maggioranza dei casi, non tutte, non tutte, bisogna dire le cose come stanno. In alcuni casi salvano dei veri naufraghi, ma poi indicano tutti come naufraghi, ma spesso vanno davanti la costa africane e aspettano che arrivi lo scafo di una barca. Gli scafisti hanno le coordinate sui loro cellulari satellitari dove sono le
le ONG vanno con la loro barca, fanno qualche miglio nautico, arrivano davanti alla barca dell'ONG, li caricano sull'ONG e l'ONG fa da taxi gratuito fino in Italia. Certo, queste persone hanno già pagato lo scafista molto, ma il tragitto con la ONG è gratis. E quindi il problema è come fai a fermare le ONG? Come vi dicevo, anche se sei d'accordo con la Libia e con la Tunisia, se tu vai a fermare una ONG non c'entra più niente la Libia e la Tunisia, ma stai fermando, salendoci a bordo anche spesso, una nave straniera. E quindi che si fa? I generali propongono un muro di navi. Il gruppo navale italiano, la squadra navale, meglio, la squadra navale italiana è composta da migliaia di navi. Certo, le navi di grandi tonnellaggio sono un certo numero, un discreto numero. Naturalmente, le grandi navi, sarebbero attorniate da centinaia e migliaia di unità navali minori che formerebbero un gigantesco muro navale, per attuare una forma di interdizione, dissuasione. Quindi si avvicina l'ONG e si mette davanti un cacciatorpediniere, un incrociatore, un pattugliatore di squadra che devia e non fa passare questa ONG. Io mi immagino, mi posso immaginare anche le manovre che farebbero questi comandanti delle ONG, me li immagino. Naturalmente, qui non si tratta di speronare il motoscafo della Guardia di Finanza. Qui una ONG di fronte a una nave da guerra, una nave da battaglia, le navi da battaglia sono quelle di grandi superficie. Quindi una ONG in questo caso, la ONG rispetto al motoscafo della Guardia di Finanza è una nave enorme, ma la ONG rispetto a un cacciatorpediniere, a una fregata, a un incrociatore o le portaerei o le portaerei anfibie d'assalto sono delle piccole navi che non è che possono permettersi di speronare una nave da guerra, perché nello speronamento la nave da guerra non si fa nulla, la ONG si apre in due. Quindi i generali dicono adesso non si può fare, anche perché c'è questo governo, ovviamente, ma in un governo prossimo l'idea del blocco navale della Meloni andrebbe modificata in muro navale, un qualcosa di simile ma con delle diverse caratteristiche. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito a iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita, siamo anche in Facebook nella pagina Tele Italia. Grazie e buon proseguimento di giornata. Arrivederci.